quest'anno i 30 anni costituiscono un appuntamento davvero importante. Abbiamo voluto concentrare iniziative e partecipazione di veramente personaggi autorevoli. Del resto sarà tutto suggellato dalla presenza del Presidente della Repubblica il giorno stesso, il 27, quando, dopo essere stato la mattina, vi è questa coincidenza, a ricordare l'anniversario della nascita di Don Milani a Barbiana, il Presidente della Repubblica nel primo pomeriggio sarà presente presso il Palazzo di Giustizia proprio a ricordo e a testimonianza di sensibilità per quello che 30 anni fa costruì un momento particolare per Firenze, la strage dei Georgofili, momento drammatico, brutale, con cui, come dire, la città, la regione si resero conto che la mafia era in mezzo a noi. E da quel momento ecco tutto un culto e un senso della memoria che deve essere in grado di suscitare, soprattutto nelle nuove generazioni, una particolare sensibilità e un impegno a stare vicino a chi lotta, a chi ricostruisce quello che è accaduto, a chi si adopera per prevenire rispetto alle infiltrazioni mafiose della criminalità organizzata. Per questo due giorni di convegni importanti, come sarà organizzato dalla Regione al Teatro della Compagnia la mattina del 26, e poi veniamo qui nel Palazzo della Presidenza della Regione per inaugurare quella bellissima mostra. Considerate che la Regione ha un proprio settore specifico proprio per raccogliere il materiale, fare d'archivio e contemporaneamente sviluppare iniziative sul senso della memoria per la strage di Georgofili. E poi ancora, organizzato dai familiari delle vittime, il pomeriggio altro convegno molto importante. E poi l'integrazione con l'amministrazione comunale, Palazzo Vecchio, quello che avverrà appunto nella serata del 26 fino alle 1.04, il momento in cui in corteo andremo proprio lì davanti, fra via Lambertesca e via dei Georgofili, al ricordo delle 5 vittime e dei numerosissimi feriti che caratterizzarono quella bomba. Per me è anche un ricordo personale. Io ero assessore alla mobilità e ai lavori pubblici quel giorno, quell'anno. Lo ero da 3 mesi, quindi per me fu una drammatica esperienza. Fu il primo fra gli amministratori della città ad essere chiamato insieme al sindaco Morales, e quando arrivai lì ancora io ho le immagini di persone tutte insanguinate in faccia che venivano sorrette, venivano portate poi verso gli ospedali. E ho ancora l'immagine, peraltro abbiamo ritrovato una foto, di quando mi consultavo con l'allora presidente della Fiorentina Gas, Gianni Bonini, perché all'inizio sembrava, almeno dalle 1 fino alle 3, le 4, un danno dovuto alla conduttura di gas, ma poi gli artificieri dei vigili del fuoco ci facevano vedere tutti i particolari dai quali deducevano e si incominciava a scoprire che era una bomba. E dal giorno dopo ecco questa drammatica verità, e quindi l'impegno fondamentale della Procura di Firenze, il procuratore antimafia per Luigi Vigna, il dottor Chelazzi, a cui abbiamo recentemente intitolato una strada, persone con le quali io mi sono trovato più volte a vivere il sopralluogo per capire la dinamica del posizionamento del Fiorino, il mezzo che costituiva l'autobomba, e quello che poi erano gli effetti. Con il professor Scaramuzzi, ricordo la visita alla Torre del Pulci ormai distrutta, ma anche agli Uffizi, per capire quali danni avesse fatto, la scoperta che se avessero posizionato il Fiorino come erano le indicazioni, cioè 10 metri più dietro, non ci sarebbe stata la Torre del Pulci a fare da barriera, ma probabilmente la deflagrazione avrebbe distrutto gli Uffizi in quell'angolo da via dei Georgofili, che onestamente con l'arco delle carrozze che sta lì a dimostrarlo teneva il tondo Doni di Michelangelo, le opere di Raffaello, il tardo rinascimento fiorentino. Probabilmente i danni sarebbero stati irreparabili per opere di straordinario valore nel mondo, ma del resto era il messaggio che Totò Riina, i maggiorenti di Cosa Nostra volevano dare, quello per il 416 bis, per lo stato
che in qualche modo per loro era disposto a soccombere nel momento in cui avrebbero portato la strategia stragista fuori dai territori abituali, dalla Sicilia, inducendo il terrore a Firenze, come a Roma, come a Torino. C'è stata una reazione molto forte e molto composta. Questo non è accaduto, ma perché non accada mai più, serve coltivare il senso della memoria, e questi giorni, sostanzialmente ci saranno iniziative per una settimana, a 30 anni di distanza da quel 1.04 del 27 di maggio del 1993, servono a questo. Non può voltarsi dall'altra parte. La Toscana è una terra che non dimentica e anzi vuole costruire una cultura della legalità sempre di più. Noi siamo orgogliosi di poter ospitare qui i resti della IV Savona 15. Vogliamo metterla a disposizione della cittadinanza, lo facciamo insieme a Tina Montinaro, la moglie dell'agente Antonio Montinaro, scomparso il 23 di maggio 1992 nell'omicidio del giudice Falcone. E lo facciamo coinvolgendo le scuole, coinvolgendo il Parlamento degli studenti, parlando ai più giovani, perché è lì che va costruita cultura della legalità. La mafia purtroppo, in forma differente dalla mafia che uccide e che ha ucciso anche qui a Firenze con la strage dei Georgofili, di cui ricorre il trentennale, la mafia tenta di inserirsi, di infiltrarsi, specialmente in un tempo difficile come quello che tante imprese vivono. E allora noi dobbiamo alzare l'asticella, l'attenzione. Le istituzioni pubbliche devono essere anticorpo per costruire legalità. E queste iniziative vanno in questa direzione. Quindi sono davvero felice che il Consiglio regionale faccia la sua parte e dica che con grande forza, che tutti, senza distinzione di colore politico, faremo in modo che la mafia non si infiltri nella nostra regione. È con grande soddisfazione che abbiamo aperto anche questa nuova fase di lavoro della Commissione Europa, anche qui con un lavoro condiviso, un lavoro che tiene di conto anche delle energie e soprattutto delle idee che nascono agganciate all'Europa sul territorio della nostra regione. Quindi davvero un'iniziativa da ripetere e un'iniziativa dalla quale abbiamo soprattutto noi imparato molto, e credo che questo sia un elemento positivo da appunto replicare e far crescere ancora di più. È stato molto bello ricevere i primi 80 studenti del liceo Benedetto Varchi di Montevarchi che incontrano il Consiglio regionale, le commissioni regionali, in particolare la Commissione Europa e la Commissione Istruzione e Cultura. Stanno facendo un bellissimo progetto triennale di approfondimento e conoscenza della dimensione della cittadinanza europea, del loro essere europei. Oggi li abbiamo ascoltati, ci hanno fatto vedere i primi risultati del loro lavoro, video molto ben costruiti, autoironici, intelligenti, ed è stato bello dialogare con loro, essere a loro a disposizione. Credo che una politica più vicina alle esigenze dei cittadini, più consapevole di che cosa vuol dire abitare le istituzioni scolastiche anche da studenti, oggi possa essere più utile anche alle decisioni pubbliche e agli indirizzi politici che noi dobbiamo determinare ogni giorno. Ed è stato molto bello raccogliere anche le loro suggestioni, come dare loro la dimensione, una dimensione della politica che forse non conoscono, non immaginano e che può far venire voglia a loro, anche a loro, di condividere l'impegno nelle istituzioni. Erano anche molto belli e simpatici, quindi una bellissima mattinata che ripeteremo poi con altri 80 ragazzi del medesimo percorso. Il progetto si articola su tre anni, quindi viene proposto nell'ultimo triennio della scuola. Si articola in tre fasi. La prima fase, i ragazzi si sono focalizzati su che cosa in pratica l'Europa propone ai giovani, quali sono le offerte che l'Europa dà ai giovani. Nel secondo anno invece gli studenti si focalizzeranno sulle istituzioni europee,
quindi il loro funzionamento, quali sono. È l'ultimo anno quando i ragazzi ormai insomma, sono più grandi e si avvicinano anche all'esame di Stato, che è chiamato anche esame di maturità. Ci sembrava opportuno che loro riflettessero su che cosa invece loro, come studenti, come giovani, possono dare all'Europa, consapevoli del fatto che non ci sono solo diritti, ma ci sono anche doveri. Sì, è importante questa mattina, ma soprattutto è importante il lavoro che stanno svolgendo i nostri giovani all'interno del percorso di studi che si compie appunto nell'Istituto di Montevarchi. È importante che i ragazzi si avvicinino alle istituzioni, in questo caso c'è una bella unione, perché c'è un'unione fra l'istituzione della Regione Toscana e l'istituzione europea. Io invito a approfondire questo argomento, perché l'Europa forse noi non la conosciamo così bene. In questo momento i giovani stanno studiando proprio per avvicinarsi alla comunità europea e capire quello che succede, quelli che sono i meccanismi. Noi come Commissione siamo andati a Bruxelles, abbiamo capito tanto di più e diamo sicuramente un senso maggiore al ruolo che svolgiamo all'interno della Commissione. Quindi il lavoro che stanno facendo i nostri giovani e il supporto che forse potranno anche darci con questo percorso di studi sarà per noi fondamentale. Ecco perché oggi siamo ad ascoltare il lavoro che stanno svolgendo. Molto importante questo incontro tra i giovani della scuola di Montevarchi e la Commissione Europa. Questa è la generazione dell'Erasmus, la generazione di ragazzi che hanno bisogno di dimensioni ampie, quindi sentirsi europei, ricercare un rapporto per capire quali sono le opportunità che l'Europa offre, ma anche come si può essere dei giovani cittadini europei del futuro, credo che sia molto importante, sia molto in linea con il lavoro che sta facendo la Commissione Europa, che abbiamo fortemente voluto nell'ambito di questa legislatura. In bocca al lupo a questi giovani europei, l'Europa è sicuramente un'opportunità, è la nostra dimensione alla quale dobbiamo guardare con speranza e con fiducia, ovviamente rafforzando e coltivando quello che è uno spirito certo di italiani, ma nell'ambito dell'Europa. Quello che stiamo vivendo in Emilia-Romagna, ma anche in parte della Toscana, è qualcosa di drammatico che segna le coscienze di ciascuno di noi. Serve più prevenzione, serve che ognuno faccia la sua parte e si lavori nella direzione di usare più risorse del fondo di coesione non solo contro le emissioni, ma anche per sostenere iniziative volte a ridurre il dissesto idrogeologico. Oggi solo il 3% del fondo di coesione viene utilizzato in questa direzione, 12 miliardi di euro. C'è bisogno di fare molto di più e di farlo velocemente. Noi abbiamo di fronte a noi una grande sfida, quella di lasciare ai nostri figli un mondo migliore di come l'abbiamo trovato, e questa sfida parsa esattamente da questa iniziativa. Un'ultima osservazione ho voluto fare. Noi abbiamo diverse risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che non verranno spese perché i progetti non possono essere portati a termine. Allora il governo chieda alle istituzioni europee di poter usare queste risorse subito per tutti i progetti cantierabili, e ce ne sono tanti, per combattere il dissesto idrogeologico. È una grande sfida, una sfida non solo per il futuro ma per il presente del nostro paese e dell'intera Europa. Ringrazio la commissaria Dalli per il lavoro importante che sta portando avanti. Il mese di maggio è il mese contro le diversità, è il mese per l'inclusione, inclusione anche sui posti di lavoro. Noi abbiamo un lavoro enorme, importante da portare avanti, perché c'è ancora un grande gap che in tanti stati d'Europa esiste ed è forte. Noi abbiamo la nostra Costituzione che dice che dobbiamo fare in modo, all'articolo 3, che tutti abbiano gli stessi diritti, diritto al lavoro, diritto allo studio. Tutto deve essere però messo a terra, fatto davvero, perché è vero, e lo diceva anche la commissaria,
esistono le regole che ci diamo, le leggi, esiste la nostra Costituzione, ma poi il compito della politica è fare in modo che quella Costituzione venga applicata fino in fondo e per davvero. Grazie. Grazie. Sono D'Annunzio Maria Vittoria, la Presidente del Parlamento regionale degli studenti della Toscana, un'istituzione che rappresenta 160.000 studenti, tutti gli studenti della regione toscana. Noi come istituzione siamo 60 ragazzi che si occupano di riunirsi almeno una volta al mese per elaborare proposte e progetti proprio finalizzate all'aiuto e alla collaborazione fra istituzioni e studenti stessi. Le ragioni della nostra visita sono proprio fare da ponte e fare da coesione fra quelle che sono le tematiche affrontate ogni giorno con duro lavoro nella comunità europea, per portarle ai nostri ragazzi in Toscana e quindi di conseguenza proprio di fungere da collegamento fra queste due realtà che alla fine sono in realtà molto strette fra loro. Per quanto riguarda questi giorni che passeremo a Bruxelles, non solo oggi ci stiamo occupando di questa grande, diciamo, descrizione di quelli che saranno i prossimi lavori della comunità, ma soprattutto nei prossimi giorni visiteremo il Parlamento stesso e anche il parlamentarium.